L'abbiamo già vista con un video in anteprima di Alessandro, un live di presentazione a Zuffenhausen. Qui la si vede per la prima volta insieme a tutte le altre Porsche. È la terza generazione di Cayenne che, a dir la verità, se la guardate da qui potrebbe quasi sembrare la seconda. Le differenze rispetto al modello vecchio infatti sono minime, si trovano solo nel paraurti, nella fascia inferiore e nella forma del faro. Però è soprattutto dietro che la macchina cambia e anche nella vista laterale. Una vista che grazie alla linea di cintura che è stata leggermente abbassata, ai passaruota che sono più in evidenza rispetto a prima, ricorda un pochettino la 911, un po' come sono riusciti a fare i designer di Porsche con la Macan e con la Panamera. In particolare è questa la parte secondo me più riuscita della macchina e che la differenzia anche di più rispetto a prima e che si ricollega alla Panamera. Questa bombatura, diciamo, al di sotto dell'1.8, al termine della fiancata, che ricorda un pochettino la forma della 911. Molto Panamera invece sono i fari posteriori che si collegano con questa fascia di LED al centro e la scritta Porsche a caratteri molto staccati e molto grandi che occupa quasi tutto il posteriore. Per il resto, vabbè, ovviamente non poteva mancare lo spoiler nella parte superiore dell'1.8, i quattro scarichi nella parte inferiore, in questo caso Cayenne S. Per i cavalli onestamente non me li ricordo tutti, ma di tutte le versioni potete trovarli sul nostro sito, perché l'articolo di approfondimento c'è anche l'articolo di confronto con le sue rivali. L'abbiamo messa a confronto con Range Rover Sport e adesso andiamo a vederla dentro, perché anche dentro i designer hanno lavorato tantissimo e soprattutto il lavoro è stato fatto dal punto di vista dell'ergonomia rispetto a prima, dove c'erano tantissimi tasti. I tasti sono stati sostituiti con gli schermi touch. Nella zona della leva del cambio sono riuscito ad arrivare. Qua c'erano tutti dei tasti, una batteria di tasti a sinistra e a destra. Invece adesso, come potete vedere, è tutto touch. Onestamente non mi convince ancora fino in fondo il fatto che si vedano tutte le ditate, però questo è e bisogna andare per forza nella direzione degli schermi e dei pannelli. Idem il discorso qua al centro. Mentre per quello che riguarda la strumentazione resta tipicamente Porsche, quindi con il contagiri al centro analogico e gli altri quattro strumenti ai lati, in questo caso che diventano però, diciamo, il resto del gruppo Volkswagen li chiama Virtual Cockpit, in questo caso hanno la forma classica rotonda, ma comunque sono digitali, non si tratta più di quadranti fisici come quello del contagiri, ma appunto digitali e personalizzabili. Ovviamente, come tutte le Porsche, anche SUV, la posizione di guida è perfetta, si sono liberati finalmente dei posti, ci hanno anche un po' insultato, ma non è un problema. La posizione di guida è perfetta, la seduta è bassa, il volante si può portare molto vicino allo schienale e si riesce ad avere così i gomiti inclinati di 90 gradi e i piedi quasi allo stesso livello della seduta. Si sta seduti quasi come su una 911, molto simile alla 911 è anche la forma del volante, con tanto di penisola qui che permette di selezionare la modalità di guida e il tasto al centro che dà il boost, un boost appunto, un'aggiunta di coppia per 20-30 secondi grazie all'aumento della sovralimentazione. Per quello che riguarda il resto della gamma, più avanti arriveranno il diesel 3000 V6 del gruppo Volkswagen, ma soprattutto, molto importante per Porsche, per tutto il gruppo, per la direzione che ormai ha preso, arriverà la versione ibrida plug-in, che quindi si può ricaricare dalla corrente elettrica di casa, dalla rete elettrica di casa, permette di fare almeno 30-40 km in solo elettrico e quindi per quello che riguarda gli spostamenti quotidiani, soprattutto in città, il motore a benzina non si accende nemmeno. Arriverà però l'anno prossimo. Beschäftige mich halt so ganz.